la primissima comunità che incontro. Un applauso al vescovo, dai! Un viaggio che è partito dalle periferie geografiche ma anche esistenziali e che poi ha raggiunto il cuore della città, il Duomo, così il primo giorno del nuovo vescovo della diocesi di Arezzo, Cortone Sansepolcro. Buongiorno a voi, grazie. La giornata di Monsignor Andrea Migliavacca è iniziata nella frazione di Viciomaggio, dove ha incontrato i ragazzi dell'Istituto Medaglia Miracolosa Eccellenza sul fronte della riabilitazione e gli alunni della scuola retta dalle suore di Santa Marta. Qui si intrecciano gioie, dolori e tanto lavoro educativo. A me faceva piacere dire in questo modo, attraverso la scelta fatta, con questa attenzione, con questa fermata, che questi sono i luoghi veri di vita, perché sono i luoghi dove si incrociano le fragilità e la generosità delle persone, la vita concreta e le sorprese della provvidenza, dell'amore di Dio e la presenza di tanto bene. Ed è un bene che qui si viene a incontrare, ad accogliere e poi a condividere. Ecco, mi sembra questo il segnale, il messaggio che può passare da questo primo incontro. Poi incontri con studenti ed immigrati, ma prima una visita alla casa circondariale di San Benedetto. Io vorrei dire loro con la mia visita che non devono mai dubitare che la loro è una vita amata. Il viaggio del vescovo si conclude sulla cima del Colle di San Donato per la messa in cattedrale, presieduta dall'arcivescovo metropolita di Firenze, il cardinal Giuseppe Bettori. Credo che io debba portare anzitutto il Vangelo, sia l'annuncio nelle parole, ma soprattutto scoprire i luoghi di Vangelo e di Vangelo vissuto e testimoniarlo, fare crescere i semi di Vangelo in mezzo a noi. E in questo mi accompagneranno i giovani nel cammino, perché loro ci aiuteranno a diffondere il Vangelo.